I ditteri costituiscono un ordine di insetti terrestri, frequentemente acquatici negli stadi preimmaginali. Il nome ditteri fa riferimento al numero di ali di cui sono forniti questi insetti, due, appunto. I culicidi, ovvero le note zanzare, sono la famiglia che appartiene a quest'ordine e quest'ultima, a sua volta, si suddivide in altre due sottofamiglie, anoveline e culicine. In questo schema troviamo riassunto il modo in cui le zanzare vengono classificate. Quindi si parte dai culicidi, che si diramano in culicine, che a loro volta si suddividono in Aedes e Culex, e in anofeline, a quali sottostà il genere delle Anopheles. Ma come si può distinguere un'Anopheles da una culicine? Tra queste due specie sono presenti notevoli differenze in ogni stadio del loro ciclo vitale. Quando sono adulte, le ali delle Anopheles posseggono delle scaglie nere che invece le culicine non hanno. Poi la posizione del corpo rispetto al terreno è differente. Infatti le Anopheles non stanno con l'addome parallelo alla superficie, mentre le culicine sì. È importante inoltre il fatto che le Anopheles posseggono palpi più lunghi delle culicine. Allo stadio di larve, invece, la differenza è che la larva delle culicine possiede un sifone che le permette di respirare senza dover stare obbligatoriamente a contatto con la superficie dell'acqua, cosa che accade invece per le larve delle Anopheline, che non posseggono un sifone. Nello stadio di uova, infine, quelle delle Anopheles vengono depositate singolarmente sulla superficie dell'acqua. Queste contengono delle bolle d'aria per facilitare il galleggiamento. Le culicine, invece, depositano le loro uova in gruppo e quest'ultime sono prive di bolle d'aria. Le culicine possiedono due principali sottospecie, le Aedes e le Culex. Tra le Aedes troviamo importanti e pericolosi vettori come le aegypti e le albopictus. La parola vettori viene attribuita a animali in grado di trasportare e diffondere malattie. Le Aedes atropalpus sono zanzare che solamente dal 1990 si sono stabilite in Italia. Le si può riconoscere poiché presentano un motivo bianco e nero in varie parti del corpo, come ad esempio dietro le zampe. Generalmente gli piace pungere mammiferi e sono attive principalmente nel periodo di giugno. Sono inoltre vettori di importanti malattie come la West Nile Virus, che nella maggior parte dei casi porta solo febbre, ma che può manifestarsi in modo più violento negli anziani, o della Lacrosse Virus, che porta quei pochi che ne mostrano i sintomi dei disturbi neuroinvasivi, e dell'encefalite giapponese, che può produrre sintomi come cefalea e vomito con tendenza a vomito a getto. Le Aedes aegypti sono delle zanzare di stazza più piccola rispetto alle altre, ciò nonostante rimangono molto aggressive, soprattutto verso gli umani, che sono la loro preda preferita. Sono anche vettori di malattie molto pericolose in stati come la Georgia, il sud della Russia e il nord della Turchia. Difatti, la regione caucasica rappresenta il loro habitat preferito. La popolazione locale corre quindi il rischio di poter prendere la chikungunya, malattia che ha una sintomatologia simile a quella influenzale, provoca infatti febbre, nausea e vomito. Tuttavia, a differenza della normale influenza, può costringere il paziente a rimanere fermo a causa di importanti artralgie. O può portare la febbre gialla, malattia che la maggior parte delle volte nell'uomo si manifesta solamente attraverso la febbre, ma che in uno stadio avanzato può causare emorragie e morte. O infine attraverso la dengue, malattia che porta febbre molto alta e in alcuni casi gravi emorragie. Le Aedes coreicus, al contrario delle aegypti, sono leggermente più grandi delle altre Aedes e, inoltre, possiedono delle caratteristiche linee longitudinali chiare nella parte dorsale del torace. Questa zanzara la si può trovare soprattutto nei mesi compresi tra marzo e ottobre, nei quali le femmine si nutrono di sangue animale o umano. Dal 2008 questa specie è presente in Europa, in Belgio, mentre nel 2011 è arrivata anche in Italia, nella provincia di Belluno, in Veneto. Le Aedes albopictus, o zanzare tigri, come è più solito chiamarle, sono molto simili alle specie delle Aedes aegypti, in quanto anch'esse presentano delle linee bianche su un torace e le solite strisce bianco e nero dietro le gambe, tipiche del genere Aedes. Per differenziarle, infatti, è necessario l'utilizzo di un microscopio, grazie al quale possiamo notare le due principali differenze tra le specie, la prima che si trova sulla testa, la seconda sul torace. Infine, questa zanzara è vettore di malattie come la dengue, la chikungunya e lo Zika virus. Lo Zika virus provoca sintomi simili a quelli influenzali, raramente mortale, ma la pericolosità aumenta verso le donne incinta.
Come ho già detto prima di affrontare varie specie del genere Aedes, le culicine possono anche essere delle culex, la zanzara culex pipiens è la zanzara più comune dell'emisfero boreale ed è quella che noi chiamiamo zanzara comune. Per riconoscerla possiamo basarci direttamente sul colore della zanzara, un giallo cupo marrone. È una zanzara notturna, quindi difficilmente trovabile di giorno, sebbene sia attratta dalla luce. Anch'essa è vettore di importanti malattie come il West Nile Virus e la Rift Valley Fever. Preferisce cibarsi di uccelli piuttosto che umani, soprattutto nei mesi estivi, quindi da giugno a settembre, nel periodo in cui avviene la sua massima attività. Oltre al genere delle culicine, però, conosciamo anche le anopheline. Quest'ultime sono note a livello mondiale per essere degli ottimi vettori della malaria. Esistono circa 39 specie di questo genere, ma tra le più importanti ci sono sicuramente le saciarovi, le plumbus, le labbranchie, le messe e le atroparvus. Le anopheles messe vivono prevalentemente nei Balcani, in Danimarca e nel sud di stati come la Norvegia, la Svezia e la Finlandia. Cibano prevalentemente di animali, infatti gli umani vengono punti solo se vi è, nella zona dove vive la zanzara, carenze di bestiame, una grande densità abitativa. Come è stato appena detto, essendo un anopheles, è in grado di trasmettere la malaria. Questo parassita si moltiplica nel fegato delle vittime e, successivamente, interrompe l'afflusso di sangue agli organi vitali. Gli anopheles saciarovi non sono una specie facile da identificare, in quanto è molto simile ad altre zanzare appartenenti al genere delle anopheline. È vettore anch'esso della malaria e il suo habitat naturale è il sud-est europeo. Attraverso degli studi effettuati in Grecia si è capito come questa specie preferisca cibarsi di animali da bestiame. Tuttavia, non vuol dire che l'uomo non possa venire punto, soprattutto nei mesi estivi, al crepuscolo, nel momento in cui la zanzara è maggiormente attiva. Le Anopheles plumbeus sono delle zanzare abbastanza piccole, di colore scuro, che però possiedono delle antenne più lunghe della maggior parte delle altre zanzare appartenenti al genere delle anopheline. Vivono infine in tutto il continente europeo, cibandosi in modo casuale, ovvero non facendo preferenze su cui pungere. Le Anopheles atroparvus sono una specie più facile da distinguere nello stadio di uova che d'adulto, in quanto presentano all'esterno del guscio delle macchioline nere. L'atroparvus è una specie che estende il suo territorio da est a ovest, a partire dal Portogallo per arrivare in Ucraina e in Bielorussia, e da nord a sud, dall'Inghilterra fino al centro Italia. Sono attive principalmente nei mesi estivi, quindi nel periodo che va da giugno a agosto. Difatti, nei mesi invernali, la loro presenza quasi scompare, in quanto rimane attiva solo una piccola parte della popolazione femminile. Le Anopheles labbranchie, come le Atroparvus, sono più facili da identificare nello stadio di uova. Queste, infatti, hanno la caratteristica di essere più piccole della media e di avere un colore più leggero rispetto alle uova di altre zanzare. Vivono solamente nel sud dell'Europa, quindi in Italia, più precisamente in Sardegna, nelle coste della Croazia, in Bulgaria e in Slovacchia. Sono attive quasi tutto l'anno, da febbraio a novembre, anche se preferiscono i mesi caldi come giugno.